fresche, calde, poi pensieri, non riesco più ad averci a che fare. Penso, ma chi me lo fa fare? Penso, però lo devo fare, finché al 31 fine mese la bolletta non la riesco più a pagare. Ma meno male che dottore, dottore adesso è un assessore, ci devo andare un po' a parlare, lui qualcosa di sicuro la può fare. Perché ho votato per dottore, che bella faccia che ha dottore, che se ci penso già mi ispira sicurezza, di sicuro ci sa fare. Mi vuole lasciare, non si fa neanche più l'amore, la notte devo lavorare, senza il pane nostro figlio come vuole campare. Io mi sento disperato, io che ho sempre lavorato, io ho difeso, ho amato, ho sposato, procreato, contribuito, ho pagato, ho aiutato, ho sfamato, equilibrato, morigerato, democratico ed educato. Ci ho pensato, mi sono stufato, a dottore l'ho rincontrato, per strada l'ho beccato, il Lamborghini sembrava stressato, così l'ho fermato, lui si è agitato, sei nervosito, si è preoccupato, così all'ospedale l'ho rispedito, mostra inguaiato, l'ho rincontrato, dall'ospedale poi se n'è andato, giù al paese è ritornato. Mia moglie si è aperta un bel ristorante, io faccio il pane e mio figlio è assessore, al ristorante ormai è un successone, ora che c'è un nuovo cameriere, è Totore, il mio amico Totore, lavora ogni giorno con tanto amore, mio figlio l'ho messo lì a lavorare e adesso la vita di tutti è migliore, Totore non è più così stressato, mio figlio si sente più realizzato, io sono un panettiere ma sono rispettato, mia moglie mi ama come non mi ha mai amato. Grazie mille Milazzo, è stato un piacerissimo stare qui in questa bellissima location e grazie per il calore che vi avevo chiesto all'inizio sulla fiducia e che sembra che ci siamo meritati. Grazie.